È normale che passino tanti pensieri per la testa, perché comunque dalle partite che uno non è riuscito a prendere i 3 punti come Catania, ma come anche tanti mesi fa, al guardare anche soltanto la classifica, che se si arrivasse a pari punti con le squadre che abbiamo sopra di noi per scontri diretti saremmo sicuramente prima di loro. Però la cosa importante è che anche ieri la squadra ha tenuto fino alla fine e ha portato a casa una vittoria importante, soffrendo, ma portando a casa 3 punti importanti. E di lavorare in queste ultime 3 settimane, queste ultime 3 partite per fare 9 punti e vedere che cosa succederà in campionato con le altre. Beh, ma sul fronte contratto, come ho sempre detto, sono tranquillo, adesso siamo quasi a fine stagione e quindi c'è tempo per parlarne. Per quanto riguarda la nostra classifica, c'è da dire che abbiamo fatto un passo in avanti vincendo ieri, ma non bisogna nemmeno stare tanto tranquilli, perché è vero che con 3 vittorie siamo vicino all'Udinese, alla Lazio, però sappiamo anche che il 7° posto potrebbe non bastare per andare in Europa, perché se il Palermo andasse in finale, quindi dobbiamo essere concentrati in queste ultime partite e lavorare come stiamo facendo, e poi a fine anno raccoglieremo quello che abbiamo preso. Tra Ma quello che stiamo lavorando da qui fino alla fine della stagione, il nostro obiettivo è arrivare almeno in Europa League, però sappiamo che per i punti che abbiamo perso prima non sarà facile, però noi ci mettiamo sempre lo spirito giusto e la grande voglia di vincere. Sì, beh, il mister è stato molte volte attaccato quest'anno, però lui ha sempre cercato di lavorare come sempre, settimana in settimana. E la cosa importante è proprio questa, ha trasmesso la sua serenità al gruppo e il gruppo lo sta facendo vedere nelle partite, al di là del fatto poi se i risultati siano venuti o no. E quindi questo è importante, sono convinto che il mister sia sereno da qui fino alla fine stagione a lavorare per queste 3 partite. Beh, come hanno risposto comunque i miei compagni, per quello che ho visto io, che secondo me c'era rigore per la Lazio, ma c'era anche per la Juventus, anzi, e sembrava strano che hanno fischiato pure il fallo per la Lazio, perché comunque se continuava l'azione la palla era arrivata a Barzagli dentro l'area che poteva segnare, quindi non penso ci debbano essere altre polemiche su questo.